Passiamo all'interrogazione dei deputati Lupi ed altri concernente misure volte a decongestionare le carceri ed assicurare una direzione efficace del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in relazione all'emergenza Covid-19. Il deputato Giorgio Silli ha facoltà di illustrare l'interrogazione che ha sottoscritto in data odierna. Prego, onorevole Silli. Sì, grazie Presidente. È stato sotto gli occhi di tutti quello che è avvenuto nei 2 o 3 giorni di grandi rivolte all'interno delle carceri, all'interno anche del carcere della mia città, Prato, per non parlare di sommosse vere e proprie che hanno visto dei morti o addirittura delle evasioni, tanto che molti cittadini si sono domandati ma come nel terzo millennio in un paese occidentale, membro del G7, ancora evade qualcuno dal carcere. Quindi i problemi sul tavolo sono molteplici, non per ultimo ovviamente il problema di cui abbiamo parlato fino ad oggi, cioè le infezioni, il Covid. È indubbio che la situazione delle nostre carceri veramente è comparabile a un paese del terzo mondo, sia per i detenuti ma anche e soprattutto per la polizia penitenziaria. Ed è per questo, signor Ministro, che la interroghiamo. Per quanto concerne l'emergenza coronavirus, allo stato attuale ribadisco che risultano 15 contagiati. In generale, su una materia delicata come quella penitenziaria, ribadisco la mia apertura ad un confronto reale e concreto con le opposizioni. Grazie. La ringrazio, signor Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Vittorio Sgarbi. Prego, onorevole Sgarbi. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il dilemma di questi giorni è fra due concetti fondamentali che riguardano la vita dei cittadini: la libertà e la salute. Abbiamo accettato di comprimere la prima. Quando si parla di questo Parlamento chiuso, nella sostanza si parla anche di questo. E ammesso che sia cosa giusta, dobbiamo dire che questo vale per tutti i cittadini, compresi i detenuti, i quali hanno diritti basilari, tra i quali quello alla salute. Mi chiedo quindi come, oltre al rischio della libertà per gli innocenti, possano stare in carcere i detenuti con custodia cautelare prima del primo grado, e quindi come non sia necessario restituire loro con la libertà il diritto alla salute. E mi chiedo anche come possa vivere serenamente queste giornate il ministro Bonafede, che con il principio della obbligatorietà dell'azione penale è in piena flagranza di reato rispetto al decreto del Consiglio dei Ministri, che il suo comportamento intende superare dal punto di vista del, leggo necessariamente quello che dice e impone il DPCM. Sono sospese manifestazioni, eventi, spettacoli, ivi inclusi cinematografici, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza, un metro interpersonale di almeno un metro di cui è allegato. Quindi, com'è possibile che lei possa garantire un metro in carcere in cui sono in 3, in 4, in 5? Lei in questo momento è pieno nella responsabilità morale e giuridica. Lei è indagato. Un giudice che abbia correttezza deve indagarla, perché lei è untore rispetto al rischio di morte che corrono quei cittadini.